Dopo aver visto tre esempi di pazienti sicuri, ora dobbiamo discutere il caso del paziente evitante, che nel linguaggio dell'Adult Attachment Interview viene chiamato distanziante, ma io preferisco evitante per delle ragioni che vedremo presto. Questi pazienti non sono capaci di riferirsi alla loro esperienza interna e non ne descrivono le caratteristiche, non tendono a mostrano una certa riluttanza nel parlare della loro esperienza interna presente. Tuttavia non impediscono al terapeuta di descrivere la loro esperienza. Il comportamento caratteristico di questi pazienti è l'evitamento, che si compone di due sottocomportamenti. Uno è l'evitamento diretto, cioè quando il terapeuta richiede, fa delle domande al paziente o fa degli interventi. Il paziente tende a rispondere in una maniera che non esaudisce in un certo senso il desiderio del terapeuta di esplorare l'esperienza interna del paziente. Oppure un altro sottocomportamento, lo chiamiamo sganciamento, cioè sostanzialmente attraverso questi marker discorsivi il paziente esautora il terapeuta dal fornire supporto. E vediamo un esempio. Questa è Valentina, 21 anni. Il terapeuta le chiede: come ti sei sentita quando hai fatto quel pensiero? E Valentina dice: era strano, non so, non allegra. Qui vediamo, il terapeuta richiede al paziente di parlare di un'emozione e il paziente non parla di un'emozione, dice come non si è sentita, non come si è sentita, no? E questo, diciamo, è un marker di evitamento. In particolare di evitamento diretto, un evitamento di un disclosure. Allora il terapeuta insiste e dice: ti ricordi qual era l'emozione? E la paziente dice: non sono sicura, niente di bello credo, e ride. E qui vediamo prima un altro evitamento di disclosure, perché un'altra volta il paziente non dice al terapeuta come si era sentita, ma c'è anche un momento in cui il paziente ride sulla sua esperienza che è stata in maniera molto molto indiretta qualificata come sgradevole o negativa. E quindi il soggetto ride sul fatto che non ha provato nulla di bello, il che è un marker di sganciamento. A questo punto il terapeuta dice: certo, lo posso capire bene, quindi il terapeuta offre supporto al paziente, che però lo accantona in qualche modo e dice: beh, comunque penso sia normale, magari è lo stress, magari è solo stress. Quindi questo è un altro segno di evitamento diretto e anche allo stesso tempo un certo sganciamento, perché offre un'interpretazione che in qualche modo esternalizza la ragione della sofferenza, cioè non è qualcosa di interno, ma forse è solo stress. E infine il terapeuta dice: e pensi sia normale, cioè riflette qual è il pensiero, qual è l'attitudine del paziente rispetto a questa esperienza. E qui diciamo ci si aspetta che un paziente esplori questa proposta del terapeuta che ha detto pensi sia normale. Invece il paziente sembra incerto, dice: boh, credo, sì, insomma. Comincia un silenzio e questo lo chiamiamo un evitamento di riflessione, perché invece di sviluppare il suggerimento del terapeuta, badate bene, potrebbe anche dire: no, non sono assolutamente d'accordo con lei, quindi il paziente non deve necessariamente essere d'accordo col terapeuta, ovviamente, ma non si nota una capacità di entrare in contatto col terapeuta e attraverso questa risposta telegrafica il paziente invece evita l'ingaggio con il terapeuta. È importante, secondo me, fare due osservazioni principali sulla differenza del modo in cui noi, attraverso la ricerca empirica con il Patient Attachment Coding System, PACS, abbiamo scoperto di come i pazienti evitanti si coinvolgono in psicoterapia. Quindi, diciamo, due modi principali per cui la nostra teoria sui pazienti evitanti, basata empiricamente, differisce dalle ipotesi precedenti.
Il primo è che i pazienti evitanti non sono solo incapaci di riferirsi alla loro esperienza interna in quanto esperienza negativa, ma hanno problemi, quindi, non solo a usare i marker di proximity seeking che non usano, ma anche a usare i marker di contact maintaining, quindi non ringraziano il terapeuta, non parlano dell'impatto che la terapia ha su di loro e soprattutto non usano exploring, quindi non parlano delle loro intenzioni presenti, non fanno piani su quello che faranno, non parlano della loro esperienza positiva con gli altri significativi della loro vita e tendono a riflettere poco o fare raramente riflessioni sugli stati mentali degli altri. E tutto questo ci sembra una conseguenza del loro modo di non parlare della loro esperienza presente, delle loro emozioni e quindi ma anche delle loro intenzioni, riflessioni, eccetera. Una seconda caratteristica che è interessante di questi pazienti è che i pazienti evitanti non necessariamente ignorano, svalutano, rifiutano il terapeuta o né lo idealizzano. Abbiamo notato attraverso alcuni studi che questi pazienti possono avere anche una buona alleanza terapeutica con il terapeuta. La cosa importante è che però che il loro stile discorsivo, cioè la mancanza dei marker che abbiamo visto dei pazienti caratterizzare i pazienti sicuri, quindi la ricerca della prossimità, il contatto, il mantenimento del contatto e l'esplorazione, fanno probabilmente sentire il terapeuta poco coinvolto nel processo terapeutico, poco considerato, come se il paziente non fosse interessato a coinvolgersi nella relazione terapeutica. Quindi ci sembra che il paziente evitante non sia poi caratterizzato da da una svalutazione del terapeuta, da un disinteresse, ma più da un modo di comunicare che può dare l'impressione che ci sia un disinteresse, quando invece questo potrebbe non essere presente nell'esperienza consapevole del paziente. Voglio concludere facendo un esempio di un paziente resistente, come preferisco chiamargli, o come si dice, preoccupato, invischiato o ambivalente, ci sono diversi termini che vengono usati a questo riguardo. I pazienti resistenti o preoccupati sono capaci di riferirsi alla loro esperienza interna, quindi come i pazienti sicuri, in un certo senso, e in maniera diversa dai pazienti evitanti. Quello che li caratterizza però è che essi impediscono al terapeuta di fare altrettanto. Questi pazienti impediscono al terapeuta di commentare, rielaborare, riformulare l'esperienza interna del paziente. Il comportamento caratteristico di questi pazienti, in altre parole, è chiamato resistenza. Cioè, i pazienti che vengono valutati come invischiati nell'adult attachment interview, cosa fanno in terapia? Beh, tendono a fare tre cose. La prima è quella che chiamiamo resistenza diretta, cioè non collabora con il terapeuta e si tratta di un tipo di non collaborazione che è parecchio diverso dal tipo di non collaborazione dell'evitante, perché mentre l'evitante è superficialmente collaborativo anche quando non parla della sua esperienza interna, il paziente resistente, come vedremo, anche quando parla della propria esperienza interna, non è collaborativo con il terapeuta e quindi potrebbe cambiare argomento, rispondere alla domanda in una maniera che è diversa da come immaginava il terapeuta e quindi rendere il dialogo terapeutico difficile anche quando il paziente cerca di parlare della propria esperienza interna. Un secondo sottocomportamento usato da questi pazienti è quello che chiamiamo coinvolgimento. E cioè, in questo modo i pazienti esautorano il terapeuta a dare supporto perché in qualche modo implicitamente danno per scontato il supporto del terapeuta, oppure danno per scontato che il terapeuta sarà d'accordo con loro. Per esempio, possono dire: beh, sicuramente lei sarà d'accordo con me, o possono presentare le loro prospettive in maniera eccessivamente unilaterale, in modo che sia molto difficile essere in dissenso con loro o presentare prospettive discordanti.
E un terzo sottocomportamento che noi chiamiamo simbiosi è un insieme di comportamenti linguistici di sintonizzazione nei quali il paziente parla in maniera forse confusa, cambia argomento, presenta la propria esperienza interna in modo non chiaro, quindi in modo che per il terapeuta è difficile capire, ma quindi in maniera implicita anche difficile mettere in discussione. E ora vediamo un esempio, probabilmente tutto ciò sarà più chiaro. Questo è l'esempio di Martino, un uomo di 38 anni, resistente o preoccupato, che esordisce dicendo: "Il mio collega a volte mi fa impazzire. Fai così, fai quelli, tipo, che cavolo, lasciami in pace, no? La gente dovrebbe farsi i fatti suoi invece che cercare di dare consigli non richiesti. È stupido, basta pensare di saperne di più degli altri." Sono sicuro che lei è d'accordo con me. Qui possiamo vedere diversi marker che caratterizzano i pazienti resistenti o preoccupati. Quindi il paziente all'inizio dice: "Il mio collega a volte mi fa impazzire, fai così, fai colì." Questo marker noi lo chiamiamo acting other e caratterizza i pazienti resistenti perché il paziente cita un'altra persona della sua vita senza introdurre la citazione, cioè non dice "il mio collega a volte mi fa impazzire", per esempio dice "fai così, fai colì". E quindi è come se il Martino parlasse con il collega invece che con il terapeuta, e quindi in qualche modo esclude il terapeuta dal dialogo, impedisce che il terapeuta possa elaborare la sua esperienza. E poi subito dopo Martino dice tipo "che cavolo, lasciami in pace, no?" Quindi ora Martino parla con il collega, cioè quando prima diceva "fai così, fai colì", era il collega che parlava con Martino. E qui è Martino che parla con il collega e vediamo che il terapeuta è totalmente escluso da questo dialogo. Poi Martino dice: "La gente dovrebbe farsi i fatti suoi invece che cercare di dare consigli non richiesti. È stupido e basta pensare di saperne più degli altri." Questo lo chiamiamo predicare, cioè il paziente parla di una teoria di come le persone dovrebbero comportarsi, come le persone dovrebbero vivere. E lo fa in maniera talmente piena di certezza che è come se implicitamente desse per scontato che il terapeuta è d'accordo con lui. E infatti, come vediamo appena sotto, arruola il terapeuta, come diciamo, un altro marker dei pazienti resistenti o preoccupati, dicendo "sono sicuro che lei è d'accordo con me." Quindi da questo che abbiamo visto, da questo esempio, possiamo trarre un'osservazione che secondo me è importante, perché nei lavori che sono stati pubblicati e che vengono pubblicati spesso sull'attaccamento, si fa l'ipotesi che i pazienti preoccupati o resistenti iperattivino l'attaccamento, siano iperemotivi. Quello che noi vediamo qui, per esempio, in questo esempio, vediamo che i marker di proximity seeking, di ricerca della prossimità, quelli che abbiamo visto nel primo esempio della prima paziente sicura, sono assenti qui. Quindi, anche se alcuni pazienti preoccupati li usano, ma tendono a essere meno presenti in questo tipo di trascritti. E d'altro canto, quello che succede è che quello che caratterizza questi pazienti è un certo modo di escludere il terapeuta dal dialogo terapeutico. Dunque, c'è la caratteristica di questi pazienti è la loro tendenza a restringere la capacità del terapeuta di intervenire. Questo, crediamo, può dare al terapeuta l'impressione che il paziente sia disregolato, come se ci fosse troppa emozione per lasciare entrare il terapeuta. Ma la cosa interessante è che però di questa emozione noi troviamo poche tracce, perché i pazienti resistenti o preoccupati parlano molto meno delle loro emozioni, delle loro relazioni e quindi implicitamente dei loro vissuti rispetto ai pazienti sicuri. Vediamo la conclusione di questo esempio. Sempre Martino, il terapeuta di Martino, dopo l'estratto che abbiamo visto appena prima, dice: "Mi potrebbe parlare di una volta in cui è successo di recente?" Cioè si riferisce
a un esempio in cui il collega di Martino e Martino hanno avuto un disaccordo. E il paziente risponde: voglio dire, è il sintomo di personalità, il suo non è il modo in cui lo fai, basta, cioè lo sa, ma è proprio il fatto stesso di farlo e robe del genere. Qui il paziente parla in maniera vaga, indeterminata, senza chiarire quali sono i suoi riferimenti. Per esempio dice: il sintomo di personalità, il suo, non è il modo in cui lo fai, non è chiaro fa cosa, il collega. Quindi, diciamo, il paziente si mantiene sul vago, non spiega bene cosa intende. E questa viene anche chiamata, in parallelo, resistenza diretta, perché pur rimanendo focalizzato su un disagio psichico, su un problema che ha il paziente, quindi diversamente dal paziente evitante che tende a evitare l'espressione dell'esperienza negativa, qui più o meno indirettamente noi traiamo l'idea di un'esperienza negativa che il paziente sta facendo. Eppure il terapeuta ha richiesto un esempio e il paziente non glielo dà. E questa è naturalmente a livello del processo terapeutico può creare una rottura terapeutica, ma è una cosa che con questo tipo di pazienti avviene molto molto spesso. Cioè noi notiamo che questa è una seduta iniziale, ma questo tipo di marker si verificano, si manifestano in diversi punti della psicoterapia, un po' a prescindere poi dal contenuto delle sedute e dal tipo di relazione che il paziente instaura col terapeuta, almeno inizialmente. Poi Martino va avanti e dice: insomma, questo, ci pensavo l'altro giorno che dovrei andare più spesso a ballare perché mi piace un sacco e devo farlo di più. Quindi c'è un cambio di argomento molto veloce che ancora una volta impedisce al terapeuta di rielaborare l'esperienza interna di Martino prima che il paziente cambi argomento e vada a parlare di qualcos'altro. Termina qui la nostra chiacchierata su modelli di attaccamento in psicoterapia nella prospettiva del Patient Attachment Coding System. Vi ringrazio molto per l'attenzione e se ci fosse bisogno di chiarimenti o domande o curiosità, la mia mail è Alessandro Talia psy@gmail.com. Vi ringrazio e a presto.